insomma, un'occhiatina al gioco forza a fine giornata alla classifica, visto che ci sono 5 dirette interessate, visto che il Cacchi ormai sta facendo un campionato a parte, la tarete pure. Ma detto questo, insomma, oggi bisognerà vedere in campo un altro Avellino, nel senso di un Avellino tipo quello visto a Livorno, insomma, e simili, e copie simili. Ma i conti li facciamo alla fine, quindi è inutile stare a guardare la classifica. Fine campionato tiriamo le somme e vediamo cosa siamo riusciti a fare. Domani è una partita difficile contro una squadra che doveva fare lo stesso percorso del Palermo. Purtroppo si è trovata in situazioni che neanche loro prevedevano, però rimangono una squadra già forte all'inizio come organico. A gennaio si sono, secondo me, ulteriormente rinforzati, anche perché hanno ritrovato almeno un'anima italiana. Quindi hanno fatto subito dei risultati importanti, ultimamente un po' altalenanti, però in gara secca sono una squadra sicuramente da Serie A, e quindi sappiamo delle difficoltà. Noi dobbiamo solo cercare di monetizzare un po' meglio alcune prestazioni. Quindi abbiamo già parlato di quella di sabato scorso, dove non meritavamo assolutamente la sconfitta. Sono alcune partite dove riusciamo a raccogliere meno e domani dobbiamo sicuramente portare a casa qualcosa. Massimo, mancano 10 gare alla fine, ma per gli avversari dell'Avellino, per il Catania, si sta facendo addirittura drammatica questa avventura in Serie B. Praticamente domani per loro, non dico sarà da ultima spiaggia, ma quasi, perché purtroppo per loro le altre sopra incominciano a correre, mentre il Catania rimane là. Questo stato di cose, anche il nervosismo ambientale, le minacce a Pulvirenti, l'allenatore che prima, diciamo, viene stabilito un ritiro, poi viene revocato, eccetera. Ecco, questo potrebbe, dal punto di vista psicologico e dello stato d'animo, favorire anche tatticamente l'Avellino. Ma sai, ti ripeto, ogni partita, come dico, ha la sua storia. È fatta di tanti momenti, di tanti episodi che te la possono cambiare in un attimo. L'abbiamo visto sulla nostra pelle. Quindi sappiamo che il Catania non vive un momento felice, però troveremo una squadra determinatissima, arrabbiatissima, col coltello fra i denti, perché deve, come hai detto tu, assolutamente vincere la gara. Quindi noi dobbiamo essere bravi ad isolarci, a pensare a fare quello su cui abbiamo lavorato in questa settimana, sapendo che non possiamo sbagliare niente, e quindi, perché al minimo errore hanno gente davanti di grandissima qualità e che difficilmente davanti alla porta sbaglia. Quindi è normale che se siamo bravi a concedere poco, alla lunga potrebbe essere a nostro vantaggio comunque una situazione ambientale che naturalmente non aiuterebbe i loro giocatori. Ecco, le assenze, praticamente non dico fondamentali, ma molto importanti, le 4 assenze dell'Avellino, perlomeno di quelli che si considerano titolari, quanto potrebbero incidere sulla testa anche degli altri compagni che vanno in campo? Voglio dire, ci sono dei riferimenti che mancano in questa squadra, domani sarà dura pure per questa. No, guarda, io, anche se mi mancano tanti giocatori in alcune gare, io non ho nessun problema. Credo che abbiamo un organico che ci permette di poter sopperire a qualsiasi assenza. Credo che questa permette a tutti di responsabilizzarsi ancora di più e a chi magari verrà chiamato in causa di poter sfruttare la propria occasione, perché sono in questi momenti, in queste situazioni, dove uno deve anche cogliere l'occasione di quando l'allenatore ti dà una maglia da titolare e farmi cambiare magari idea, far cambiare un po' alcune gerarchie che naturalmente si sono consacrate in questi mesi. Come sta Zito? Zito bene, dai. Si è allenato gli ultimi 2 giorni in maniera regolare, quindi è disponibile e convocato. Posso? Fatta la domanda. Andiamo, dai, che l'aereo parte.